Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi sono qui a fare la prova di dove arrivo con un pieno. Sono appena entrato in autostrada, ho fatto il pieno 35 euro perché comunque avevo oltre metà del serbatoio, circa 22 litri più o meno, così adesso non mi ricordo bene. E la macchina mi segna 887 km di autonomia e adesso ho messo il cruise control e spero di arrivare fino al confine dell'Italia, eventualmente anche uscire dal paese con un pieno. Penso che mette a fuoco 886 km di autonomia e per ora sono in autostrada. La situazione è questa, abbastanza anche vuota, diciamo oggi anche domenica non credo ci sia molta gente. Niente, l'aggiornamento è questo, poi ci si rivede più tardi. Aggiornamento, sto guidando la mia ragazza, mi ha fatto cambio e l'indicatore mi segna 732 km di autonomia. Tanto lei è concentratissima. Non so se si riesce a vedere bene, ok. E niente, proseguiamo il nostro viaggio con calma, con molta calma, l'autostrada come sempre è abbastanza vuota. E niente, quindi ci divertiamo per il panorama intorno. Siamo molto vicini a Venezia e sto guidando la mia ragazza e l'autonomia è scesa a 732 km. Adesso stiamo andando molto più costante, abbiamo abbassato la velocità perché prima stavamo viaggiando a una velocità maggiore e anche in maniera molto uniforme, non concentrata al consumo. Intanto mi sono stravaccato, sto dormendo praticamente. Allora ragazzi, aggiornamento, siamo praticamente a Venezia e abbiamo messo la macchina in eco perché stava tenendo una media un po' altina e infatti adesso la stiamo abbassando. Infatti in eco adesso e ce li metti di nuovo? C'è 5,6 di consumo medio, però questo è quello attuale. Intanto siamo a Venezia e niente, ci stiamo anche al sorpasso in live. Ancora ho messo la destinazione, mancano 1538 km a destinazione. Non vi ho ancora detto dove stiamo andando in Romania per fare una vacanza e la strada è ancora lunga, sono quasi 2000 km e ne abbiamo di strada a fare, mi sono sempre coricato. Ecco l'aggiornamento, siamo in Slovenia, ci siamo fermati, abbiamo fatto la vignetta che sarebbe tipo il permesso autostradale, anziché pagare l'autostrada qui in Slovenia e negli altri paesi si paga la vignetta e hai il permesso di viaggiare in autostrada per quanto ne voglia. Situazione del pieno, siamo a 462 km di autonomia, guida sempre la mia ragazza perché poi io farò il pezzo notturno, pezzo più brutto. E questo, più avanti mi fermerò a mettere un po' di diesel performance all'OMV, che è un benzinaio che mi ispira molto. Situazione attuale 413 km di autonomia, però siamo tutta montagna, salita, discesa. Ragazzi, sono fermo in Slovenia, sono qui all'OMV, sto facendo gasolio, non so se si vede, e sto facendo il pieno. Comunque fino a qui, partendo da casa mia fino a qui, ho speso 35 euro di gasolio, sono contentissimo. E infatti adesso qua dietro c'è la pompa 48, volevo fare 50 così a tondo tondo, visto che anche qui si usa l'euro, e gli sgancio un cinquantino e siamo a posto. Così nessuno ci frega. Allora ragazzi, ho fatto il pieno, ho parcheggiato, 49 euro, qua ovviamente il diesel costa di meno, 1,50, nonostante siamo in autostrada, se no, visto che
in città in alcuni posti stava a 1,29, solo che non volevo perdere troppo tempo e uscire dalla città per farlo in città, cioè uscire dall'autostrada per farlo in città. Adesso vado a pagare, vediamo un po' se ci riusciamo a capire con loro. Ovviamente gli dovrò parlare in inglese. Ragazzi, facciamo anche la sosta cibo, ci sono un po' i loro pezzi. Ci sono in pantaloncini, ragazzi, fuori fa un freddo bestiale e ci sono 10 gradi, 9 gradi. E niente, adesso prendiamo qualcosa da mangiare e andiamo in bagno e poi ripartiamo. Comunque ho fatto 31 litri di gasolio. Niente ragazzi, ho preso un panino e la mia ragazza ha preso un trancio di pizza. È triste perché è piccolo, infatti anche questo panino non mi sazierà mai abbastanza. E niente, questa è la penultima, gli ho chiesto se è l'ultima stazione che c'è qui in Slovenia e mi hanno detto che ce ne sono altre due. E niente. Allora ragazzi, sono le 10:30, ci siamo scambiati, mia ragazza ora si riposa, sono passato alla guida io. Comunque l'autonomia è 665 km, siamo praticamente arrivati a Budapest, manca davvero poco. Questi sono i miei consumi ora, vediamo di proseguire lungo tutta l'Ungheria. Siamo a Budapest, questo è il paesaggio, molto molto illuminato, stanno rallentando intanto. Piccolo aggiornamento, abbiamo passato il confine con la Romania dopo i controlli doganali e ragazzi, ho attraversato tutta l'Ungheria con metà serbatoio, praticamente avevo 800-900 km di autonomia, adesso ce ne ho 403 e il consumo istantaneo, scusatemi, di 5,9. Sempre al limite autostrada è 130. Purtroppo la strada delle volte è un po' in pendenza, delle volte è un po' in discesa, quindi aumenta il consumo, come si può vedere adesso. Tanto mi è uscito anche l'avviso di fare una pausa, che è proprio ciò che farò tra 19 km quando arriverò al benzinaio. Allora ragazzi, mi sto indirizzando al benzinaio perché mi sono fermato al confine alla primaria di servizio che ho trovato per fare come al solito la vignetta. 3 euro ragazzi in Romania, incredibile. Negli altri paesi l'ho pagata un sacco, qui 3 euro. Ho cambiato un po' di soldi e niente, adesso mi fermo tra un chilometro, c'è l'area di sosta, mi fermo che faccio benzina e faccio anche un'altra pausa perché mancano 575 km all'arrivo. Allora ragazzi, ho fatto il pieno, come potete vedere qui sempre è diesel normale, 230 lei, 27 litri, tipo guarda la pompa che mi servirà dentro, sarebbero tipo all'incirca 30 euro, sì, più o meno sui 30 euro, entro dentro che vado a pagare. Buonasera. Ragazzi, ho pagato, risalgo in macchina. Comunque è incredibile, qui sono tutti i benzinai aperti anche la notte, sono 24 ore su 24, e comunque nei negozi non si usa la mascherina, mi sono scordato di dirlo, nemmeno in Slovenia. E niente, tanto abbiamo preso anche un po' di cosine e si è fatto il pieno, così viaggio in croce. Così viaggio in sicurezza, abbiamo l'autonomia come sale. Ragazzi, situazione attuale, ci siamo fermati a dormire, qui c'è la mia ragazza, siamo fermati in un parcheggio e dormiamo un paio d'ore perché siamo cotti e poi ripartiamo. Ragazzi, fa freddissimo, ci sono 2 gradi, 2. E noi con i vestiti estivi. E noi abbiamo i vestiti estivi. Il parcheggio è abbastanza inquietante, qua ci sono altre persone che stanno dormendo, lì non so cosa stanno facendo. Lì stanno facendo delle attività strane e di qua non c'è più nessuno. Lì, e qua dietro c'è il bagno. E
niente, noi ci siamo coricati, non si vede assolutamente niente e buonanotte. Allora ragazzi, abbiamo ripreso il percorso, siamo usciti dall'autostrada perché credo sia interrotta, adesso vedo che il navigatore me la fa riprendere e abbiamo dormito due orette e mezza più o meno, e ora abbiamo ancora un bel po' di strada da fare. Aggiornamento della situazione, ci siamo fermati a fare colazione in un posto, abbiamo preso il caffè e due brioche della 7 days, e praticamente l'autostrada qui non c'è più, è tutta strada provinciale così, e per 400 per ancora circa 300 km devo continuare così e ho ancora 493 km di autonomia. Ragazzi, abbiamo fatto una piccola sosta al Lago Rosso, un posto molto molto turistico e anche molto famoso. E non potevo non fermarmi qui dopo tutte queste serpentine, perché mi stava cominciando davvero a far male la testa. Però adesso vi faccio vedere. Questo è il posto. C'è la mia macchina lì. E questo è il Lago Rosso. Ragazzi, guardate che spettacolo, ragazzi. È davvero stupendo, stiamo passando proprio tra i monti. Allora ragazzi, siamo venuti qui in un centro commerciale, siamo arrivati a destinazione, ce l'abbiamo fatta, ancora 270 km di autonomia, ho parcheggiato giù la macchina ed eravamo molto affamati, quindi siamo venuti qui, abbiamo preso da mangiare e ora andremo a casa che siamo molto molto stanchi. E intanto sto ancora mangiando. Abbiamo ripreso il nostro percorso e ci siamo fermati a casa della mia ragazza, che abbiamo dormito lì, poi adesso stiamo continuando verso casa mia. Sono in autostrada, quei piccoli pezzi di autostrada che ci sono, infatti ne approfitto per andare leggermente un po' più veloce. Ho rifatto il pieno e dunque ora continuo ad andare verso Bucarest. Autonomia attuale è di 784 km e sto andando in autostrada sempre in direzione Bucarest. Ragazzi, siamo qui ad un centro commerciale, siamo fermati, siamo finalmente arrivati a destinazione e abbiamo preso un po' di spesa, qui c'è anche la mia ragazza,
niente, adesso andiamo a casa finalmente. Finalmente arrivati a casa e siamo veramente cotti dopo tutto questo viaggio e niente, direi che finalmente mi posso mettere a letto. Ci si vede domani mattina. Buongiorno ragazzi, questo è il secondo giorno che sono qui da me, mi sono svegliato da poco, c'è un po' di brutto tempo, fuori sono venuto qui in un autolavaggio che sto lavando la Mercedes. È un po' strano questo autolavaggio, qua si è allagato tutto, forse avrò sbagliato qualcosa, quel tipo infatti diciamo il proprietario mi sta guardando un po' male. Ragazzi, siamo venuti a fare un aperitivo in un bar. Abbiamo preso Non ci hanno due Aperol Spritz e dato non ci hanno dato da mangiare. Siamo rimasti malissimo, ci aspettavamo un po' di aperitivi, un po' di stuzzichini, però niente. Allora, ragazzi, siamo rientrati a casa e volevo tirare un attimo le somme delle mie spese sul gasolio. Allora, ho percorso all'incirca 2500 km e spendendo 250 € di gasolio tra vari mezzi pieni e tutto, quindi sono davvero contentissimo considerando che anche una volta ho fatto il diesel performance, praticamente il Max Motion, quello in Slovenia che mi è costato un po' di più, se no anche lì sarebbe stato un pieno da 30 e passa euro. E niente, queste sono le conclusioni, io vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao a tutti!